c'è un fatto nuovo. Dopo un'ottima relazione dell'amico Gianni Fontana, che noi siamo stati dei grandi tessitori a suo favore per 6 anni, mi vengono a comunicare alcuni amici delegati, dopo che Gianni ha proposto la candidatura di Renato Grassi, stanno facendo la raccolta delle firme per ricandidare Gianni Fontana. Se questa è serietà di un uomo politico, me lo dovete spiegare voi. Che si porta la crack come si fa allo stadio, alla curva A e B, per essere applauditi di più, non serve a niente. Significa che nessuno rivuole la Democrazia Cristiana. Io che sono socio aggregato all'età di 14 anni della Democrazia Cristiana non permetto a nessuno, né al nord, né al centro, né al sud, di rovinare questo partito. Ancora una volta. Allora Presidente, faccia venire tutti i delegati qui dentro e venga a dire Gianni Fontana se vuole fare nuovamente il candidato. Perché qui io credo nella parola di Gianni Fontana e per me è Vangelo. Allora ritengo che tutti i delegati devono entrare qua e gli ospiti ci fanno la cortesia di ascoltare e non applaudire, perché questo nodo del partito unitario o lo vogliamo o ce ne andiamo tutti a casa, siate seri, abbiamo superato i 70 anni, la periferia, siamo assenti, chi siete nelle periferie? Fatemi sapere i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, gli onorevoli, dove ce l'abbiamo? Non abbiamo nessuno, ci dobbiamo vergognare, non ci conosce nessuno chi siamo, non ci conosce nessuno nel territorio, non sanno nemmeno chi è De Gasperi, chi è D'Ossurso, chi è Moro, Fanfani. Il territorio è assente. Allora Presidente, sospenda il congresso, diamo mandato a Renato Grassi di sentirsi con Gianni Fontana per capire che cosa vuole fare, perché lui ha detto qui propongo la candidatura di Renato Grassi e io non mi accetto. Di là stanno spaccando le regioni, stanno spaccando tutte le regioni e questo non lo permetto a nessuno. Io sono per l'unità del partito, ribellatevi se ci avete il sangue. Grazie. Bravo.